Ciao ragazzi, benvenuti a questa prima puntata del Virtual Green. Abbiamo pensato di registrare questi brevi video per passare un po' il tempo in compagnia, nonostante ci sia questa quarantena e il coronavirus. Abbiamo pensato che la cosa più bella era di registrare alcuni lavoretti che vogliamo fare virtualmente insieme a voi, quelli che dovevamo fare al Green, e niente, passare qualche ora così facendo qualcosa di diverso che non sia fare i compiti, studiare, guardare la TV. Oggi cominceremo con un lavoretto per Pasqua, giusto Erika? Sì, un cestino, un pulcino porta cioccolatini. Io vi lascio nelle mani di Erika, che è sicuramente più brava di me a fare questi lavoretti. Erika, tutto tuo. Eccoci qua, allora, come già detto, oggi facciamo un pulcino porta cioccolatini e useremo tutto materiale che potete avere a casa tranquillamente. Mi raccomando, non uscite a comprare niente, fate con quello che avete. Allora, iniziamo. Intanto vi dico tutto quello che ci serve: cartoncini colorati, in particolare giallo, arancione, bianco e nero. E se non avete i cartoncini colorati, basta prendere un cartoncino normale, un foglio, e colorarlo con i pennarelli, con i pastelli, con quello che volete. Poi ho preparato un foglio con gli stampi e dopo ve lo lasceremo linkato nel box informazioni, così potete scaricarlo anche voi. Poi ci servirà una matita, una forbice, della colla stick, un taglierino che però useranno i vostri genitori, la cucitrice e poi degli adesivi, oppure potete usare sempre dei cartoncini o quello che avete voi. E infine un nastrino. Per prima cosa andremo a tagliare i nostri stampini. Ecco, adesso sono pronti. Ok, adesso che abbiamo preparato lo stampino del nostro pulcino, possiamo passare a fare gli stampi di tutti gli altri pezzi e poi ritagliarli. Importante però è fare due volte lo stesso stampino, quindi avremo due pulcini oppure quattro zampe, ok? Bene, adesso che abbiamo ritagliato tutti i pezzi, procediamo a incollare il becco e gli occhi sul primo pulcino. Pieghiamo il becco del pulcino in modo da farlo in 3D. Bene, adesso che abbiamo incollato il nostro bellissimo pulcino, andiamo al prossimo passaggio. Bene, adesso prendiamo una bottiglia e praticamente dobbiamo tagliare il fondo della bottiglia con un taglierino, però fatevi aiutare dai vostri genitori. E dobbiamo tagliarla più o meno fino all'altezza della testa del pulcino, quindi la dimensione della pancia. Erika, hai detto che ti serve l'aiuto dei genitori, vuoi che ti aiuto io? No, grazie Manuel. Ok, adesso che abbiamo tagliato il nostro fondo di bottiglia, possiamo passare a decorare il bordo con un nastrino, oppure potete utilizzare un pezzo di stoffa qualsiasi. E per fare questo potete utilizzare una cucitrice. Importante
importante è che mettiate il nastro a cavallo del bordo della bottiglia in modo da coprirlo bene. Bene, il prossimo passaggio sarà attaccare il pulcino alla nostra bottiglia e useremo sempre la cucitrice. Adesso, sempre nello stesso modo, incolleremo anche le due zampe davanti. Eccolo qua! Adesso, per coprire le graffette, perché non sono proprio bellissime, utilizziamo i doppi pezzi che avevamo fatto prima. Quindi sopra le zampe incolliamo con la colla stick le altre due zampe e dietro il pulcino incolliamo l'altro pulcino. Bene, adesso che abbiamo incollato tutto, possiamo passare a incollare degli adesivi oppure preparate, non so, dei fiori, dei cuoricini con il cartoncino colorato e li attacchiamo sopra le graffette per coprirle un po'. Bene, adesso che il nostro lavoretto è finito, manca solamente una cosa. I cioccolatini! Vai Manuel, mettili dentro. Eccoli qua. Questo è caduto, bisogna mangiarlo. Ma prima di mangiarlo, un'ultima cosa. Se questo video vi è piaciuto, fate una foto al vostro lavoretto, mandatecela e dopo, boh, magari le pubblichiamo quelle che riceviamo. E niente, non ci resta che augurarvi un buon lavoro e ci vediamo alla prossima puntata di Virtual Green. Ciao! Ciao!